La baracchiera ricoperta di rose bianche, seguita dalle sue tre donne, la moglie e le due figlie che mai per un istante si sono lasciate le mani. La chiesa di Rubano si è riempita per l'ultimo saluto a Ezio Sankovic, il manager della Moncler, assassinato il 1 febbraio a Piombinodese dal suo ex socio in affari Renato Rossi. I colleghi sono arrivati con due pullman, nessuno ha voluto mancare per far sentire il proprio affetto alla moglie Carla. Ezio ha trovato la morte in modo violento. Questa morte deve essere trasformata in vita e non in vendetta, ha detto dal pulpito Don Danilo. Straziante il ricordo scritto dalle due figlie Emanuela e Francesca. Troppo commosse per parlare, hanno affidato ad un parente la lettura di una lettera. Hanno ricordato un papà forte, una famiglia esempio di grande amore. Non avremmo mai pensato di doverti accompagnare all'altare. Pensavamo che tu ci avresti accompagnato nel momento più bello della nostra vita, ha scritto Emanuela. Un applauso finale saluta l'uscita del feretro dalla chiesa. Tra i ricordi di Ezio, quello dell'amica Elena con cui condivideva la passione per lo sport e le moto. Ezio era una persona ovviamente con i suoi pregi e con i suoi difetti e per questo era unico. E io con lui ho condiviso, come hai sentito, ho parlato di moto perché avevamo una compagnia, andavamo spesso via in moto, poi molte volte a cena e... Era una persona su cui poter fare affidamento, era una persona seria, capace.